Ma solo per dire davvero che noi oggi festeggiamo il sindaco Giusy Nicolini, festeggiamo la cittadinanza di Lampedusa, festeggiamo tutte le associazioni che sono qui presenti, festeggiamo tutti quelli che lavorano per il bene comune, ma diciamo che è solo un esempio, che dobbiamo andare oltre, dobbiamo davvero riformare queste istituzioni e lo possiamo fare solo se facciamo sentire la nostra spinta, la nostra forza, la nostra volontà. È giunto il momento di presentarvi Giusy Nicolini, di sentire... Prima di dare lettura delle motivazioni vorrei chiamare qui tutti coloro che parteciperanno al dibattito. Ascanio Celestini sta arrivando, non è ancora arrivato ma sta arrivando. Allora chiamo Marco Paolini. Chiamo Gianni Minà. Chiamo Massimo Cirri. Chiamo Massimo Donà. Era qui a Verona ed è oggi con noi Fiorella Mannoia. Vi ricordate che l'anno scorso abbiamo parlato anche di un tema istituzionale, e cioè della violazione dei diritti costituzionali per i nostri rappresentanti nelle istituzioni. Era il problema di Gianfranco Bettin. Bravo! Che doveva difendersi dall'accusa del, se vi ricordate, del ministro Clini, il quale lo aveva denunciato. E con Bettin abbiamo fatto indirettamente un dibattito qui, abbiamo ragionato e abbiamo detto: Bettin hai la nostra solidarietà, ma hai anche ragione. E infatti ha avuto ragione dal tribunale, mentre Clini forse non ne ha avuto abbastanza. Allora, il premio sarà consegnato dal sindaco di Illasi come ideale congiunzione tra Lampedusa e Illasi, perché c'è una comunione, una condivisione di intenti e di obiettivi. E quindi chiamo
sul palco per prepararsi alla consegna il sindaco di Lasi, Paolo Tartulli. Do lettura. È proprio vero che più sono buoni, importanti e di valore gli obiettivi e le cose da realizzare, più sono povere le forze di quelli che devono eseguirle. Lampedusa e il suo sindaco sono l'esempio emblematico di questa verità. Da soli hanno sostenuto il peso di essere l'approdo della speranza di migliaia di uomini che hanno preferito il rischio della morte in mare piuttosto che continuare a vivere nella propria terra martoriata da guerre, dalla fame e dalle malattie. Mentre il legislatore è stato impegnato ad assecondare l'egoismo di una nazione riflessa prevalentemente sulle proprie difficoltà, credula che una politica di esclusione potesse rappresentare la soluzione dei problemi sociali ed economici, la piccola isola e il suo sindaco hanno dato invece testimonianza della capacità dell'uomo di esprimere valori eroici di umanità quando la realtà chiama ad essere noi stessi, creature tra le creature. Esperienza la più esaltante per l'uomo quando riesce a manifestarsi nei valori alti della vita. Le immagini che si imprimono in noi, simbolo delle giornate di fatica e di dolore di Lampedusa, sono le mani. Centinaia protese ad invocare aiuto, centinaia ad accogliere le preghiere. Mani che hanno sollevato corpi vivi, corpi esanimi, corpi feriti. Espressione tangibile e simbolica al contempo del proprio darsi, dei confini che si rompono, delle differenze che cadono. Corpi che si fanno un corpo solo nell'immane sforzo per la salvezza. I soccorritori hanno sperimentato che l'unità e la fratellanza sono nella vita, sono essi stessi componenti della nostra natura. Lo spirito e il cuore dei lampedusani sono mirabilmente espressi nella dichiarazione del sindaco Giusi Nicolini quando afferma che tutti devono sapere che Lampedusa, con i suoi abitanti, con le forze preposte al soccorso e all'accoglienza, che dà dignità di essere umani a queste persone, che dà dignità al nostro paese e all'Europa intera. Allora, se questi morti sono soltanto nostri, allora io voglio ricevere i telegrammi di condoglianze dopo ogni annegato che mi viene consegnato, come se avesse la pelle bianca, come se fosse un figlio nostro annegato durante una vacanza. Il nostro ringraziamento e la nostra solidarietà alla cittadinanza di Lampedusa e al suo sindaco Giusi Nicolini si uniscono al convincimento, sorretto da una grande speranza, che il dolore di Lampedusa potrà determinare la consapevolezza che le diversità non possono non far parte del tessuto istituzionale di una società multiculturale. Le diversità, infatti, non sono dati assoluti, ma relativi, e vanno dall'un lato conservate come un diritto, una ricchezza, una risorsa, dall'altro superate e ordinate in valori capaci di inglobarle in una realtà più vasta. Grazie. Questo è il sindaco. Buongiorno Giusi, grazie Giuseppe. Nel consegnare il premio Trabucco di Lasi alla professione civile a Giusi Nicolini voglio fare un saluto. Abbiamo provato ad ascoltare oggi le suppliche dei poveri, come ci ricorda il Salmo dell'Antico Testamento,
Siamo tanti a essere poveri oggi, Giusy. Siamo tutti uniti in un unico destino. Chi arriva nella tua isola, chi divide il pane con gli approdati, chi da noi cerca riparo nella scelta securitaria senza uno sbocco, chi aspetta la paga o il posto che non arrivano. Siamo poveri anche noi sindaci, che stiamo sulla frontiera, abbandonati e inascoltati. A portare il carico maggiore della crisi economica istituzionale a Lampedusa come ai Lasi. Chi sta scappando però e ha bisogno di aiuto non aspetta. Non possiamo più accettare, per dirla con Andrea Segre, proprio a riguardo della tragedia lampedusana nel suo post L'infinito silenzio, non possiamo più accettare di vedere con gli occhi, perché è il cuore che deve vedere per sempre. Per poter davvero vedere, gli occhi devono chiudersi e lasciare all'anima il coraggio di piangere. Intorno non può che rimanere il silenzio. L'anima. La politica è chiamata a trovare soluzioni decisive, ma senza un'anima farà sempre fatica. La vediamo rassegnarsi stancamente a quello che non vorrebbe, come ha confessato Sergio Zavoli, anziano giornalista e senatore che, intervistato sulle riforme istituzionali in discussione, ha risposto: siamo sotto ricatto, se casca questo governo la barbarie e il disordine politico, e c'è un alito di verità in questa paura, e questo rafferma i pensieri, riduce i propositi e consegna a tutti noi stancamente a quel dopo che non vorremmo. Non è così, diciamo noi, che ci possiamo attendere buone risposte ai problemi nazionali e internazionali. Noi e le nostre comunità, purché ci siano garantiti spazi di rappresentanza, abbiamo ancora qualcosa da dire. Questa diventa la vera emergenza, non invece la corsa a togliere rappresentanza a qualsiasi livello istituzionale. Ecco perché era importante la tua presenza in Europa, cara Giusy. Così non è stato, ma da oggi ci impegniamo a sentire la solitudine alla frontiera di Lampedusa più vicine, come comunità fratellate, per dire all'Europa che la strategia Frontex non porterà a risolvere il problema e per chiedere lo spostamento dei finanziamenti dal contrasto all'immigrazione illegale alla creazione di canali di emigrazione legale. Così saranno ascoltate le suppliche di noi poveri. Buon ritorno, Giusy. Questo per la cittadinanza. E ora, prima di passare la parola a Massimo Cirri, che condurrà mirabilmente la discussione aperta a tutti voi, chiamo qui anche Frankie High Energy, che c'è, eccolo qua. Avanti. Adesso con Massimo Cirri facciamo la consegna del vino. Credo che forse potrebbe essere il sindaco di Lasi a fare il ruolo dell'inchiodamento della casa, perché il sindaco consegna una bellissima utilità, però gliela inchiodano, sono le contraddizioni della... Se il sindaco di Lasi, nel frattempo io faccio notare la precisione del giurista, scatola di chiodi, scritta chiodi. Sindaco, prende i chiodi, il martello, pensi al patto di stabilità e ci dia dentro, con la violenza del Triveneto. Poi sa che quando si imbarca gliela fanno aprire, deve spiegare, me l'hanno inchiodata, al pieno trabucchi, è una... La Croce Rossa è allertata perché il sindaco sta martellando. Può levare la chitarra per favore, qui davanti. Un po' storto, dice la signora Trabucchi. Sì. Facciamo anche, si chiede anche lei che facciamo una cosa a due.
Oh, perfetto. Magari guardate verso noi. È difficile. Lo so che è difficile, ma... L'autografo dice al sindaco che martella malissimo, guardi me, e quindi la falange del sindaco di là. Non si può fermare, però. Fotografo dell'opposizione. Ora un rimpasto di giunta. L'abbiamo fatto, grazie. No, grazie, sindaco. Un altro. Eccolo, fa direttamente la Giusi. Bene, grazie.